con Giuseppe Manca, referente del CONI Sardegna per la città di Sassari e per la provincia naturalmente, in una manifestazione che, manco a dirlo, rappresenta uno dei tanti fiori all'occhiello di questa nostra città, tanto vituperata per molte cose, ma quando deve essere chiamata a rispondere per quanto riguarda la sua vocazione sportiva, risponde presente. Lo dicevo poco fa fuori onda, per così dire, io sono stupito, favorevolmente stupito in maniera enorme dalla quantità di eventi che la città è riuscita a esprimere in poco tempo, in un periodo così complicato, con reduci insomma dalla pandemia, una situazione politica complicata, tutto molto complicato, i prezzi che vanno e vengono. Ebbene, in tutto questo caos resistono società sportive con dirigenti, tecnici e anche atleti naturalmente, che comunque fra mille difficoltà riescono a organizzare eventi di livello altissimo. Oggi ne è un esempio concreto, questo ho visto il programma, ho visto i nomi dei partecipanti, ho visto lo sforzo organizzativo, ho visto la situazione, la location per così dire, per semplificare, e ancora una volta c'è da dire bravi, complimenti, c'è da essere orgogliosi. Molto importante non solo per lo sport, per il CONI che io rappresento, ma è molto importante per la città, se devo parlare da sassarese. Percepisco energia, voglia di cambiare, entusiasmo, competenza, la cosa più importante, capacità di relazionarsi, quindi capacità di essere ascoltati, di trovare tutto ciò che serve per organizzare eventi di questo livello che sono assolutamente eccezionali. Possiamo riassumere tutto anche in una sola parola? Mettiamoci anche la passione, perché poi alla fine vedremo delle cose incredibili. Scusa, questa è la passione che poi è alla base di tutto ciò che di bello gli uomini riescono a fare in tutti gli ambiti, nello sport ancora di più, perché è un mondo dove si fatica molto. Delle volte i riconoscimenti e i ritorni non sono così scontati e non sono così come dire, adeguati alla misura dello sforzo effettuato, quindi è vero, la passione prima di tutto, e meno male che ce n'è tanta in questa città. Ultimissima cosa, a distanza chiaramente di qualche settimana dalla pseudo fine di questa pandemia, anche se sappiamo tutti di essere ancora in piena bagarre, credo che sia il miglior viatico, no? Riprendere a vivere i palazzetti, i campi di calcio, i campi da tennis, tutto quello che insomma che possiamo metterci dentro, perché la gente ha bisogno di questo. È stupendo, io come dire, queste manifestazioni ogni volta che rientro, quindi sento gli odori, i rumori dei palazzetti, è veramente quasi commovente, perché tanto come uomo di sport, ma poi anche come uomo, perché c'è la percezione netta di un ritorno a questa normalità che avevamo perduto e che devo dire in alcuni momenti abbiamo anche dubitato di poter ritrovare. Attenzione, questa è una cosa molto importante, stiamo ritrovando un mondo che pensavamo perso per sempre. Nello sport questo non è successo, ne siamo particolarmente orgogliosi. E ci fa piacere sottolineare il fatto che il CONI è presente in tutte le manifestazioni. Il CONI è suo dovere, ma è un grandissimo, grandissimo piacere, perché, ripeto, gli uomini che sono, come dire, in qualche maniera coinvolti nell'organizzazione sono i più tifosi, i più appassionati, non sempre i più bravi, ma insomma ci mettono tanta passione anche loro, ecco. Grazie per l'impegno che mettete in tutto questo. Grazie a voi di tutto.